Questa mattina al Circolo Vela Torbole si è tenuta una conferenza stampa nella quale il presidente del Circolo, Gianfranco Tonelli, ha esposto la propria posizione in merito alle mutate condizioni di gestione dell'impianto sportivo prospettate dall'amministrazione comunale. La proposta, in sostanza, prevederebbe lo sconto di circa 40.000 euro annui sul canone di locazione a fronte del ritorno ad una gestione diretta da parte dell'amministrazione del parcheggio pubblico antistante, che serve lo stesso circolo e altre due attività. Sentiamo le parole del presidente del Circolo Vela Torbole, Gianfranco Tonelli. Stiamo vivendo un momento, come detto, di due grosse emozioni, una del grosso rilancio del Circolo Vela Torbole dopo il 52esimo compleanno, che abbiamo festeggiato il 50esimo qualche anno fa, ma la grossa preoccupazione nostra è questa comunicazione che ci è arrivata dal Comune, che stanno valutando l'ipotesi di gestire il parcheggio improprio. Cioè, è chiaro che il circolo, senza la disponibilità del parcheggio, che sono circa 120 posti auto, diventa praticamente impossibile organizzare 4 eventi mondiali, perché io credo che non ci sia circolo al mondo che ha il nostro calendario regate di quest'anno, perché proprio per il 52esimo compleanno abbiamo collezionato delle regate che sono 4 campionati del mondo, il primo Finn Master con già 400 imbarcazioni iscritte, campionato del mondo Europa con 300 imbarcazioni iscritte, ma tanti tanti altri. Ora, questa notizia che il Comune valuta la disponibilità del parcheggio mi permetta di dire che ci mette un po' in ginocchio. Se questo è vero e viene confermato, ecco, io vorrei usare la televisione, la vostra televisione, anche per arrivare nelle sale della provincia di Trento, del Comune, e dire: ragazzi, pensiamoci, troviamoci e discutiamo questo problema, altrimenti noi non siamo in grado non solo di organizzare regate, ma dovremmo anche rivalutare il team dei dipendenti del circolo, cioè con qualche probabile licenziamento, perché noi siamo 10 dipendenti ed è impossibile mantenere 10 dipendenti con l'annullamento di 15 regate. Ecco, questo è un grossissimo problema che stiamo vivendo proprio in questi giorni. Perché quando noi parliamo di regate dobbiamo anche dire un'altra cosa però. Una grossa parte di Torbole, una grossa parte delle presenze, qui di fronte ci sono i nostri due coach, non vi chiedo conferma perché quello che dico è vero, ma una gran parte delle nostre presenze è data da ospitalità. Ebbene, voi sapete, noi abbiamo aperto il 5 marzo, chiudiamo qualche giorno adesso per tirare il fiato, 5 febbraio, ecco, e riapriremo la settimana prossima, perché cominciano ad arrivare veramente dei numeri incredibili. Cioè, il 5 marzo noi avremo qua 300 imbarcazioni da Amburgo, da Berlino, da tutte le parti del mondo in allenamento. Ecco, queste non sono regate. Io vorrei che ci fosse il sindaco qui per chiederle: in questi casi qui cosa facciamo? Cioè, questa gente che ha deciso di venire a Torbole perché a Torbole hanno la garanzia del vento, ma non solo, tutte queste persone. La squadra olimpica, quest'anno è l'anno olimpico, io sono convinto che qualche mese prima delle Olimpiadi ci saranno di nuovo, come 4 anni fa, 18 medaglie olimpiche qui in allenamento, proprio in preparazione delle Olimpiadi. Non sono nel nostro calendario eventi. Cosa facciamo? Cosa facciamo per queste decine di migliaia? Noi abbiamo calcolato 20.000 presenze, ma siamo sicuramente sottostimati. Cosa facciamo con tutte queste presenze che decidono di venire a Torbole, per non menzionare la Guardia di Finanza, la Marina Militare, la Federazione o anche quelli che magari avevano organizzato una regata a Desenzano, non sono in grado di completarla e ci chiedono l'ospitalità per completare qualche evento? È successo e succede e succederà ancora. Cosa facciamo con tutta questa gente? Questo è il Comune, gli amministratori lo devono sapere, noi non riusciremo a muoverci, non riusciremo a fare quello che è Torbole con 30 posti auto durante le regate.